siamo con Gaetano Armao per C24. Ieri si è votato in Lombardia e in Veneto per una indipendenza che però non richiama a quella, insomma, catalana, ma che in qualche modo vuole consentire a queste regioni di affrancarsi da, ecco, un regime fiscale quale quello appunto imposto da Roma e che potrebbe in qualche modo avere anche degli effetti, insomma, anche in Sicilia. Sì, certamente per la Sicilia è una grande opportunità, come ho più volte sostenuto, cioè è un'opportunità per il rilancio della Sicilia, per il rilancio della nostra autonomia finanziaria che è stata svenduta dal governo del PD con accordi al ribasso nei confronti di Roma, la rinuncia a contenziosi costituzionali per circa 5 miliardi, il decreto che qualche giorno fa conferisce alla Regione la possibilità di trattenere 1,4 miliardi è soltanto cartolare, poiché nel DEF, nel documento economia e finanza, si prevede che la Sicilia paghi quest'anno 1,3 miliardi allo Stato come contributo al risanamento della finanza pubblica, quindi gli altri rivendicano autonomia e noi la svendiamo. Certamente così non può essere, noi proponiamo dal prossimo esito delle elezioni, che speriamo sia favorevole per il centrodestra, di disdettare gli accordi con Roma, riaprire un tavolo proprio traendo spunto dall'esito di questo referendum, perché la Sicilia non deve rinunciare alla sua autonomia, anzi rivendicarla, valorizzarla, rilanciarla e su questo innestare la fiscalità di sviluppo, il sostegno alle start-up, l'attrazione degli investimenti. Grazie.